Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sulla questione traffico sulla Statale 16 determinato dalla chiusura del viadotto Cerrano e dai sequestri sulla A14. Questa mattina a Silvi c'è stato il blitz del sindaco Andrea Scordella per verificare la stabilità di alcuni ponti sulla Statale Adriatica dopo il passaggio di migliaia e migliaia di tir nelle ultime settimane. La situazione al momento non sembra allarmante, mentre si rimette in discussione l'ordinanza che vorrebbe impedire ai mezzi pesanti di transitare proprio sulla Statale 16 all'interno dei centri abitati. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Oltre 5.000 tir al giorno mettono a dura prova la Statale Adriatica. Addirittura si è temuto per la staticità dei viadotti della SS16 che avrebbero potuto riscontrare dei danni a causa del traffico pesante che normalmente non è così intenso. Dal sopralluogo di questa mattina a Silvi però non sarebbe emersa alcuna situazione di pericolo. Abbiamo visionato le strutture dei due ponti, Concio e Cerrano, insieme diciamo, dei tecnici esperti di questa materia. Naturalmente seguiranno anche alcune indagini strutturali successivamente, ma non si evidenzia grandi criticità al momento. Naturalmente non possiamo dire nulla di diverso fino alla conclusione diciamo, dell'iter di valutazione. Però non dobbiamo allarmare la popolazione dicendo che le strade non sono sicure. Per il momento sono ancora sicure. I sindaci di Città Sant'Angelo, Silvi e Pineto, avevano minacciato nei giorni scorsi di chiudere la statale ai mezzi pesanti, ma i risultati dei dati ARTA, secondo cui i livelli di inquinamento dell'aria non supererebbero i limiti di legge, hanno rimesso in discussione la possibile ordinanza che non sarebbe più giustificata da un rischio per la salute pubblica. Adesso le stiamo studiando insieme anche alla provincia e agli altri sindaci del territorio, stiamo valutando quale ordinanza fare e come farla. Dobbiamo dire che i dati dell'ARTA sono sicuramente sotto la soglia limite e dunque anche quella ipotesi di bloccarla per la salute pubblica al momento è al vaglio. Intanto la pazienza dei cittadini che vivono a ridosso della SS16 si sta esaurendo e si sono verificate anche alcune proteste spontanee, mentre né dalla procura di Avellino né da autostrade nemmeno dal governo giunge alcuna risposta all'emergenza. Indubbiamente la cittadinanza sta perdendo la pazienza e giustamente si inizia a far sentire, soprattutto diciamo, chiede cosa si sta facendo. Si sta facendo tutto il possibile, si sta cercando in tutti i modi di trovare la soluzione migliore. Naturalmente questa è una partita, come abbiamo sempre detto, molto difficile e molto complicata. È ovvio che anche noi in questo scenario stiamo spingendo il più possibile per una risoluzione il più presto possibile. Ed ora voltiamo pagina, colpo nella notte al bancomat della filiale della Popolare di Bari, Tercas, a Mosciano Sant'Angelo, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello. Il boato ha svegliato alcuni residenti che hanno allertato le forze dell'ordine. Il bancomat era dotato di moderni sistemi anti-esplosione e anti-sradicamento. La deflagrazione ha causato ingenti danni alla filiale. Vediamo il servizio. Supera i 60.000 euro il bottino dell'assalto al bancomat della filiale di Banca Popolare di Bari in Viale Crispi a Mosciano Sant'Angelo. Un boato attorno all'1.30 della notte ha svegliato il quartiere prima che tre uomini fossero visti fuggire a bordo di un'auto scura, lasciando dietro di loro un denso fumo e lo sportello della cassa continua della banca completamente distrutto. L'esplosivo infatti ha scardinato la cassaforte nonostante l'ingabbiatura che gli istituti di credito hanno deciso di adottare a protezione degli impianti dopo i ripetuti assalti degli anni precedenti. Portate via le cassette che contenevano banconote in tagli da 20 e da 50 euro. L'allarme è scattato immediatamente sul posto, è arrivata anche la pattuglia dell'Italpol Global Security, l'istituto di vigilanza privato che si occupa della filiale di Mosciano. Della banda però non c'è nessuna traccia. I locali della banca sono momentaneamente inagibili, devastati dalla deflagrazione. Gli operai di una ditta specializzata hanno già iniziato a rimuovere tutto il materiale pericolante per ripristinare la funzionalità degli sportelli. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Giulianova, coordinati dal maggiore Vincenzo Marzo, stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza sistemate all'esterno e all'interno della filiale per cercare di identificare gli autori del colpo.
A Casoli, in provincia di Chieti, si fingono nipoti ma vogliono soltanto raggirare gli anziani e di nuovo allarme per la truffa del pacco. Ad allertare la cittadinanza è il primo cittadino Massimo Tiberini. Il servizio. E di nuovo allarme e truffa del pacco a Casoli. Ad allertare la popolazione il sindaco Massimo Tiberini. Telefonano nelle case di persone anziane fingendosi nipoti, ma in realtà vogliono soltanto raggirarli. Un episodio analogo era già accaduto a novembre scorso, quando il primo cittadino diramò una prima allerta in paese. Sono in corso telefonate ai numeri fissi di casa, dice il sindaco, di gente che si spaccia per sedicenti nipoti dicendo di dover consegnare dei pacchi ordinati dai congiunti che in realtà però sono all'oscuro di tutto. La truffa costa molto cara agli ingenui, fino a qualche migliaio di euro. Il sindaco di Casoli si rivolge quindi ai residenti chiedendo di avvisare tempestivamente le forze dell'ordine per denunciare il tentativo di truffa. Adesso la politica. Arriverà anche dall'Abruzzo un sostegno al percorso di ricostruzione del campo del centrosinistra dopo le dichiarazioni del segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti sull'apertura della fase costituente di un nuovo movimento politico assieme ai soggetti vitali di tutto il mondo progressista. Se ne è parlato oggi in un incontro che si è svolto a Pescara che abbiamo seguito con Paolo Renzetti. Il PD si rinnova, si amplia, cambia perché c'è una società civile che riempie le piazze, che per fortuna si contrappone a questa destra forse mai vista negli ultimi 20-30 anni e che chiede di partecipare, crede un'idea di società che sia basata sulla comunità, sul prendersi per mano, su uno Stato che protegge i più fragili. E quindi, visto che la società cambia, il mondo cambia, deve cambiare anche il PD. E ci apriamo a nuove forze della società civile, come stiamo facendo stamattina, facendo entrare nel Partito Democratico personalità che rappresentano associazioni, civismo, che sono competenze vere, ed è questa la missione di un partito. Sarà Partito Democratico, sarà un altro nome, non è il punto è non fare in modo che cambi tutto per non cambiare niente. Spesso in questi anni anche a sinistra si è cambiato i nomi ma non si sono cambiate le persone né le idee. Questa volta noi dobbiamo cambiare il nostro modo di organizzarci, dobbiamo aprirci, dobbiamo far sì che siano nuove generazioni, le generazioni che oggi scendono in piazza e che magari hanno avuto poco a che fare con la politica perché la politica era escludente, che devono partecipare. Il cambiare significa questo, poi il nome è persino secondario. Segretario, si va oltre il PD, si guarda al futuro, ma cosa accadrà tra qualche mese? Senza dubbio le elezioni in Emilia Romagna sono un importante test per tutti e anche per chi come noi vive i territori e quindi il rapporto tra politica e territori. Di certo per noi la strada è segnata, un progetto politico che ha tenuto, tutti lo davano per spacciato, ma che non basta a se stesso perché c'è tanto intorno a noi che guarda con interesse il Partito Democratico, non c'è ostilità ma c'è volontà di dialogo e quindi noi dobbiamo avere la capacità di aprirci e dare a tutti una casa in cui si sentono coprotagonisti e non ospiti. Cambiamo ancora una volta argomento, andiamo a Teramo. I lavoratori della fonderia Aveco di Martinsicuro e le organizzazioni sindacali CISL e CGL hanno manifestato questa mattina davanti il Tribunale la preoccupazione dei 53 dipendenti e quella di perdere definitivamente il lavoro se non verrà concesso l'esercizio provvisorio alla richiesta di fallimento dell'azienda. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Discussa al Tribunale di Teramo l'udienza fallimentare sull'esercizio provvisorio alla richiesta di fallimento avanzata tempo fa dalla proprietà dell'azienda. In attesa di sapere di che morte moriranno i 53 dipendenti della fonderia di Martinsicuro, un presidio di lavoratori e di rappresentanti delle sigle sindacali CISL e CGL di Teramo ha indetto una protesta davanti ai cancelli di Palazzo di Giustizia Teramano. E anche se c'è pessimismo sulle prospettive occupazionali, produttive e societarie di questa storica azienda, l'importante però è andare avanti con la produzione e non chiudere i battenti. Quali sono le prospettive per questi 50 dipendenti dell'Aveco? Ma sicuramente se non ci si rimbocca le maniche sono complicate perché comunque da una parte ci sono alte professionalità, una buona capacità di produrre prodotti particolari che vengono fatti solo a San Martinsicuro in tutta Italia, c'è un'AIA, quindi un'autorizzazione a produrre, ma dall'altra c'è un futuro incerto perché non sappiamo quali saranno gli scenari, non sappiamo se ci saranno investimenti, non sappiamo quale sarà
sarà la situazione degli ammortizzatori sociali. E la proprietà che dice? Ma la proprietà purtroppo nelle ultime settimane è stata completamente assente, che è una delle rivendicazioni che oggi facciamo, perché chiediamo che la proprietà ci metta la faccia, che si impegni per salvare il futuro occupazionale di questi dipendenti. C'è la sensazione che in questi anni la Aveco sia stata un po' perseguitata da tutti, per cui si è arrivato a questo punto? Sì, devo dire che negli ultimi anni, diciamo, la Aveco, anzi più di 8 anni fa, ha iniziato il calvario degli accanimenti da parte delle istituzioni con prescrizioni, abbiamo lottato per l'AIA, quindi parecchie multe, denunce e quant'altro, quindi i clienti non vedevano più nell'Aveco il futuro per le loro commesse e piano piano sono andati via. Oltre a quello devo dire che nemmeno la proprietà si è impegnata più di tanto comunque ad investire in questo sito, a rinnovarsi, a cercare di evitare di avere tutte queste prescrizioni. È stato un mix letale che ci ha portato oggi qui di fronte al Tribunale con la speranza che qualcuno arrivi all'ultimo momento e recuperi il sito dell'Aveco. Arriva l'ok per il piano di sviluppo del Gran Sasso anche da parte della Regione Marche. Ad annunciarlo è il capogruppo di Forza Italia al Comune dell'Aquila, Giorgio De Matteis. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Per il Gran Sasso arriva il via libera al piano del parco anche dalle Marche, ad annunciarlo in conferenza stampa una parte della maggioranza di centrodestra. Al di là dell'aspetto fondamentale che apre a nuovi investimenti, la partita sembra anche di natura politica. Non c'erano esponenti della Lega ed è notizia di qualche giorno fa, per bocca del coordinatore regionale Luigi D'Eramo, che verrà istituita una task force sul tema. Al tavolo con il capogruppo di Forza Italia Giorgio Di Matteis, i consiglieri Morelli, Mancinelli, Dundè, D'Angelo e Bontempo. La notizia annunciata da De Matteis era comunque attesa da anni. Nel 2003 la giunta regionale approvò il piano d'area del Gran Sasso che De Matteis ha rivendicato avendoci lavorato in prima persona. Dal 2004, ha ricordato De Matteis, si è lavorato poi al piano del parco con estrema lentezza sino ad arrivare alla trasmissione del provvedimento alle regioni entro cui sono ricompresi i confini del parco. Dopo l'Abruzzo e il Lazio l'ok arriva dunque anche dalle Marche e ora si può cominciare seriamente a parlare di sviluppo reale. De Matteis ha invitato il governatore Marsilio a spingere affinché il capo della struttura di missione Curcio convochi il tavolo, trasferendo così al Comune 9 milioni di euro di fondi CIPE per il Gran Sasso. Per i presenti è ora di creare una convergenza tra città, operatori economici, provincia, comune e regione. Il direttivo del parco peraltro verrà rinnovato a breve giro. I presenti hanno indicato pure delle priorità: investimenti sulle infrastrutture di risalita, realizzando il secondo arroccamento, nuovi impianti a fune e chiaramente l'innevamento artificiale. È un passo fondamentale, perché le tre regioni che sono ricomprese all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga prevedevano, per l'approvazione del piano di sviluppo del parco, all'interno del quale c'è il piano d'area che risale addirittura alla Giunta Pace, il sottoscritto era l'assessore di quella giunta che lo aveva seguito, il piano d'area, lo strumento urbanistico, vede finalmente concretizzarsi in termini operativi reali con l'approvazione anche della Regione Marche di questo piano di sviluppo. Quindi noi adesso possiamo non solo pensare a ciò che era previsto prima, cioè le sostituzioni di strutture e di impianti, oggi pensiamo realmente a uno sviluppo dell'intera area che possa ricomprendere anche gli impianti, oltre a interventi recettivo e di potenziamento dello sviluppo turistico. In occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione al 5G prevista per sabato prossimo, si svolgono in questi giorni degli incontri organizzati dai comitati abruzzesi Stop 5G in vari comuni della regione. L'evento è patrocinato dai municipi di Montesilvano, Pescara, Città Sant'Angelo, Farindola e Picciano e noi lo andiamo a vedere nel servizio. Stop 5G in Abruzzo prosegue questa marcia di contrarietà a questo 5G. Oggi c'è questo incontro a Montesilvano dove ribadite le vostre motivazioni e la vostra contrarietà a questo progetto. Il 25 gennaio sarà assolutamente un'intera giornata di sensibilizzazione sui rischi della tecnologia 5G e gli eventi che stiamo promuovendo e realizzeremo sabato prossimo in tutto Abruzzo sono inseriti all'interno di un contesto più ampio
ampio, sia nazionale ma si può dire planetario. E a livello nazionale noi, essendo come Stop 5G Abruzzo aderenti all'alleanza italiana Stop 5G, ci coordiniamo anche con le altre regioni, in particolare nella nostra, dove possiamo vantare di un gruppo attivissimo e in contemporanea, simultaneamente con eventi diversificati per tipologie, inizieremo dalle 9 della mattina fino alle 9 della sera, praticamente tutti i nostri gruppi attivi nel territorio promuoveranno eventi che andranno dai convegni a volantinaggi, anche a concludere poi il tutto e con l'evento che si verificherà a Montesilvano, si realizzerà a Montesilvano, in cui vogliamo veicolare le informazioni attraverso le varie forme d'arte. Ho iniziato una fitta collaborazione con il comitato Stop 5G, nella misura in cui noi riteniamo che la tecnologia debba assolutamente progredire come sta facendo sul territorio, ma al tempo stesso senza nuocere alla salute dei cittadini. In questo caso il 5G, la nuova tecnologia, è in fase sperimentale, quindi non si sanno ancora gli effetti che può questa avere sulla cittadinanza e quindi sui nostri cittadini, motivo per il quale da subito ci siamo impegnati anche in Consiglio Comunale, votando una delibera all'unanimità, per ragionare l'introduzione del 5G solo quando appunto certi della non nocività per la salute dei cittadini. Una delegazione istituzionale arrivata da Cuba ha fatto visita all'area del Basso Sangrotrigno con l'obiettivo di apprendere politiche di coesione territoriale, nuove buone prassi di sviluppo economico e sociale in ambito locale, di turismo sostenibile, rurale e gestione ambientale integrata. L'iniziativa è denominata PADIT, piattaforma articolata per lo sviluppo integrale territoriale, promossa dall'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo. Vediamo il servizio. L'Abruzzo come esempio da seguire. L'area Basso Sangrotrigno è infatti oggetto di una visita studio di una delegazione dei rappresentanti istituzionali dello Stato di Cuba nell'ambito dell'iniziativa PADIT, piattaforma articolata per lo sviluppo integrale e territoriale, accompagnati da rappresentanti dell'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo. Obiettivi generali della visita sono quelli di conoscere esperienze e pratiche di politiche di coesione territoriale, governance locale e strategie per le aree interne. Nuove buone prassi, insomma, di sviluppo economico e sociale in ambito locale, ancora produzione di beni in filiere produttive locali e la valorizzazione delle risorse del turismo sostenibile. A Torricella Peligna è stata illustrata la governance e la strategia del Basso Sangrotrigno. Poi gli ospiti hanno visitato un'azienda agricola di produzione. Ovvia la visita al GAL Maiella Verde di Casoli per illustrare i piani di sviluppo locale. Nella sede del patto territoriale Sangroaventino a Santa Maria in Baro sono stati illustrati i servizi offerti dallo sportello unico per le attività produttive e il sistema informatico territoriale. Infine, visita alla cooperativa vitivinicola Frentana di Rocca San Giovanni. Qual è l'aspetto che li ha colpiti di più favorevolmente nel nostro territorio? L'organizzazione territoriale, questo fatto di aver fatto un'alleanza del territorio per poter utilizzare tutte le opportunità che ci sono a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale, quindi anche questa capacità di parlare insieme, di ragionare insieme, di programmare insieme, che i nostri sindaci, le nostre amministrazioni, la provincia, cioè questa collaborazione che c'è anche con le imprese, che noi siamo riusciti a stabilire. Si chiama Scatti di Salute il progetto, finanziato dal Ministero della Salute, sezione Vigilanza Doping, e patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Pescara, che avrà inizio nel mese di febbraio e terminerà a gennaio del 2021, svolgendosi in collaborazione con il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo Alessandro Volta di Pescara. Al progetto parteciperà anche la WISP. Vediamo il servizio. Scatti di Salute, questo è il nome del progetto della WISP finanziato dal Ministero della Salute, dedicato ai ragazzi per combattere il doping. Presidente Zaffiri, provincia di Pescara, al fianco convinta di questo progetto.
Sì, siamo convintissimi perché è un progetto valido, validissimo e soprattutto aiuta i ragazzi a capire le problematiche del doping, perché poi si comincia da ragazzi e quindi noi vogliamo intervenire per prevenire questa piaga nel mondo dello sport. La provincia di Pescara è coinvolta nel mondo dello sport per diversi settori, come le scuole ad indirizzo sportivo e la piscina, come giustamente ricordavi tu adesso. E noi siamo coinvolti a 360 gradi e lottiamo contro il doping, quindi siamo in prima linea per combattere questa piaga. Coronata Ronzitti, coordinatrice di questo progetto Scatti di Salute. Cos'è Scatti di Salute? È un progetto che abbiamo portato all'interno delle scuole, nel liceo Volta, che è un liceo scientifico di indirizzo sportivo, dove il tema è rappresentato dal doping, il mezzo, lo strumento sarà quello della fotografia e l'obiettivo vuole essere quello di far acquisire coscienza e consapevolezza ai ragazzi di che cosa significa assumere delle sostanze e mettere in atto delle metodiche mediche che non hanno alcuna finalità terapeutica, nella conoscenza appunto dei rischi e degli effetti collaterali che ne conseguono. Quanto è importante questo progetto per i vostri ragazzi, parlare di buona salute e di lotta al doping? Scatti di Salute per noi è un progetto significativo che si integra pienamente con il percorso di studi del liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Questo percorso, quindi ringraziamo la UISP, ringraziamo tutti i docenti che si occupano di questo bellissimo progetto, perché i ragazzi devono imparare ed essere educati a prendersi cura di se stessi, della propria salute, e devono amare la vita. Quindi questi sono i messaggi che vogliamo dare e che sono significativi non solo per il percorso di studi ma per la vita in sé. Ed ora la pagina dello sport, partiamo dal calcio e dalla Serie B. Sarà fermo almeno 3 settimane il centrocampista del Pescara Massimiliano Busellato a causa di una frattura incompleta al coccige. Intanto la squadra continua a lavorare agli ordini di Nicola Legrottagli e del vice Enrico Battisti, oggi seduta mattutina, lavoro differenziato per Castanos. L'attaccante Cristian Galano, migliore della stagione, fa mea culpa nell'analizzare il momento del Pescara dopo il cambio in panchina e le dimissioni di Zauri. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Cristian Galano, è un momento delicato dopo il cambio in panchina, come avete vissuto questi ultimi giorni intanto? Beh, sicuramente quando viene esonerato un allenatore comunque dispiace a tutti, però ora dobbiamo dare una scossa, perché in questo momento non stiamo affrontando più le partite come prima, siamo troppo molli quando entriamo in campo e questo non va bene da parte di tutti. Quindi ora, ripeto, poi chi paga è sempre l'allenatore, poi in campo ci andiamo noi, la responsabilità ce la prendiamo tutti. Ora c'è il mister Legrottagli, speriamo di cambiare questa mentalità, perché no, così non va bene. Ecco, si è parlato anche di uno scollamento che c'era tra il gruppo e Zauri, è una lettura giusta, tu che fai parte appunto dello spogliatoio? Io non penso, anzi prima di tutto tengo a ringraziare il mister per quanto mi ha dato a me personalmente. Ripeto, quando non arrivano i risultati purtroppo a pagare sempre l'allenatore, ma quando abbiamo vinto con il Benevento, con il Pisa, sempre lui era, quindi alla fine sono i risultati quelli che pagano. Il mister purtroppo ha pagato lui e a noi dispiace, però ora dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo andare avanti, perché il campionato è ancora lungo, non è una sconfitta che ci deve demoralizzare, perché il campionato è ancora lungo e possiamo ancora ambire a qualcosa di importante. Dobbiamo fare più punti possibili per salvarci prima possibile e poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Legrottagli, un pugliese come te, come si è presentato, qual è il suo impatto nello spogliatoio in questi primi giorni di lavoro? Il mister da poco, che comunque io lo conosco da poco, anche se è stato nel settore giovanile del Bari, anche come giocatore lo conosco, quindi no,
dobbiamo soltanto, ora in questi casi qua, dobbiamo soltanto seguire quello che ci dice, però in questi primi due giorni ci ha chiesto tanta intensità anche negli allenamenti, quindi di questo abbiamo anche bisogno, speriamo che già da sabato si veda questo. Vediamo carico le Grottaglie. Assolutamente, assolutamente, il mister ci tiene a fare bene. L'ultima, Pordenone è la sorpresa, la rivelazione del campionato, ti aspettavi che fosse così in alto, in zona Serie A addirittura? Purtroppo, sapete meglio di me, questo campionato ogni anno rivela sempre una squadra di rivelazione, quest'anno sta accadendo al Pordenone, è una squadra che abbiamo visto, è una squadra ostica, compatta, che il suo punto di forza è le ripartenze, non giocano questo gran calcio, però è una squadra ben messa in campo che dobbiamo stare attenti e speriamo di andare a fare lì una grande partita come abbiamo fatto all'andata. Mercoledì di campionato in Serie C per il recupero della prima giornata di ritorno che fu rinviata lo scorso 22 di dicembre a causa dello sciopero della Lega Pro per la questione della defiscalizzazione. Il Teramo, dopo il successo di domenica contro l'Avellino, prova a centrare il tris di vittorie nel 2020 contro il Catanzaro. Squadra, quella allenata da Gianluca Grassadonia, molto attiva sul mercato, ha infatti acquistato uno degli obiettivi del Diavolo per la fascia sinistra, cioè Sergio Contessa, il difensore Atanasov, l'ex biancorosso Giacomo Tulli e da qualche ora anche il bomber del Catania di Piazza. I calabresi dovrebbero presentarsi col solito 3-4-3 con Derisio a dirigere le operazioni in mezzo al campo e con Fischnaller, Tulli e Giannone come trio offensivo. Nel Diavolo in difesa dovrebbe tornare Piacentini al posto di Soprano accanto a Cristini, Arrigoni confermato in mediana con Santoro e Ilari interni. Davanti, assieme a Costa Ferreira che giocherà nel ruolo di trequartista, ci saranno Bombaggi e Magnaghi, anche se quest'ultimo è in ballottaggio con il giovane Birrigea. La scelta del centravanti romeno potrebbe essere dettata dall'esigenza di far rifiatare qualcuno, considerando che domenica il Teramo tornerà in campo contro la Cavese. Fischio d'inizio della partita di questo pomeriggio fissato alle ore 18, arbitra Rutella della sezione di Enna, assistenti Vitali e Salvalaglio. Questa sera alle 21 vi ricordo anche l'appuntamento con Pro Teramo, eccezionalmente di mercoledì, proprio per analizzare la partita del pomeriggio, rivedere le fasi salienti della gara e ascoltare le voci al 91esimo. Ed ora invece ci occupiamo di Serie D, una buona prova non coronata dal risultato pieno. Nelle parole del difensore Danny Nazzari si sintetizza il rammarico del Giulianova per lo 0-0 contro il Matelica, seconda forza del campionato. Ascoltiamo l'intervista di Roberta Di Sante. Quanto rammarico c'è? È vero che avete fermato la corsa del Matelica, però avete fallito questo calcio di rigore e poi non siete riusciti a sfruttare la superiorità numerica nel finale. Era una partita che Giulianova poteva vincere. Sì, noi abbiamo lavorato tutta la settimana per vincerla. Dopo il pareggio di Vasto ci siamo convinti, abbiamo convinto tutto l'ambiente che la squadra è viva, che crediamo nell'obiettivo e che lavoriamo per questo. Oggi sapevamo che incontravamo il Matelica, la più forte, la seconda più forte del campionato. Abbiamo lavorato bene in campo, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. C'è rammarico perché se segniamo il rigore poi dietro abbiamo lavorato bene, quindi magari la partita la portiamo in porto, però quello che ci convince è l'atteggiamento. Effettivamente avete espresso una buona partita a livello difensivo contro una delle squadre contro la miglior difesa del campionato, ecco, pesa tantissimo quel calcio di rigore. Sì, purtroppo sì, però nel calcio chi li batte i rigori li può sbagliare e li può mettere dentro, quindi non ci fossilizziamo sul rigore, ripeto, grossa convinzione nella squadra e nei nostri mezzi, perseguiamo l'obiettivo. A livello difensivo oggi avete giocato in maniera diversa, anche dal punto di vista tattico, come ti trovi meglio?
No, abbiamo giocato nella stessa maniera in cui abbiamo giocato a Vasto, cioè con i tre difensori che impattano la palla su queste palle lunghe. Siamo tre difensori fisicati, quindi... Però D'Antonio tornava più spesso rispetto magari alla partita di domenica scorsa. Magari più basso, perché loro cioè abbiamo preso le contromisure, l'attacco uno dei più forti del campionato, quindi ci siamo messi un po' così, un po' più basso con il quinto, però buono. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.